Ciao ragazzi, Wimbog, eccoci qui tornati con questo giorno 16, penso. Oggi ho fatto un giro in centro e sono passato anche per le reseller che hanno aperto qua da noi verso giugno. Veramente ben fornite, anche una sala a livello superiore per le prezzi. E niente, cosa volevo parlare oggi? A parte che sono quasi finito di scaricare il driver Limited 2 con tutti i vari patch. C'erano di quel download del gioco completo, la proverò a vedere se riesco a farlo partire. Hanno lasciato comunque Adobe Reader X. Non è che la nuova Adobe Reader è X, sta per dire. Poi dall'inizio anche mi sono un po' sorpreso quando l'ho visto. Per chi possiede la 9.4.1 mi sembra, deve fare il download, quindi eseguire il download. Cosa mi sto dicendo? Deve disinstallare Adobe e reinstallarlo dal sito. Ok, vi ho già parlato di Mirror Burn l'altra volta. Altra applicazione che si è aggiornata è Oracle VirtualBox. Vedete, questa è l'interfaccia, qua possiamo vedere l'anteprima della virtual machine in esecuzione. Vedete, per esempio qua, insomma, miglioramenti sono state aggiunte alle sensori, però ancora devo capire come si configura. Ecco, un'altra funzione bella, cioè, questa non me ne ero accorto, che la scorciatoia sul desktop, comodissima. Ci metti che sono andato parecchio su Windows 2000. Beh, cioè, ancora non è messo con Genoot, adesso anche forse in Explorer. A vedere dove la virtual machine. I vari logs. Smonta, rimonta, cavoli vari. Le istantanee funzionano? Vediamo. Sì, ce l'abbiamo fatta. Perché chiaramente ultimamente dava parecchi problemi di istantanea nella versione precedente. Ha leggermente bloccato VirtualBox. C'ha qualche piccolo bugghetto, c'è ancora, per dire che è veramente eccezionale. Altro programma che vi presento oggi è AutoPrimer Studio. Oggi non so se avete capito, è un po' il giorno delle presentazioni che volete fare, insomma. Come potete vedere si possono creare semplici, intuitivi, semplici, creati, comunque anche veramente degli autorun, insomma. Se mi spiego, per esempio andiamo a fare la preview, questa qui che l'ho fatta io, home, che è questa, poi install, un new snack seriale, info, verso qui il sito under construction. Eccolo qua, seguici sul forum e su Twitter, per esempio provate, guarda il sito. Infatti, perché vi devo presentare delle bellissime novità per il nostro sito. Si tratta portatile win.terrevista.org. Se non è raggiungibile sul vostro browser, perché non tutti lo rendono raggiungibile, passa /index.html e troverete qui, no, siccome il sito principale ancora è in costruzione, vi troverete i vari direttamente al forum, che è portatile win.terrevista.org/phpbb, e l'altro è, vabbè, il canale di Twitter. L'URL ve la metto in descrizione, adesso che devo sistemare un po' i vari simboli, ragazzi, speriamo di riuscirci. È già pronto tutte le sezioni, manca, vabbè, la descrizione e regolamenti, ma più o meno i regolamenti sono classici, non è che cambia molto. Stalker, dicevo, l'ho già detto, non so se avete mai visto Test Driver Unlimited 2, ancora in fase di sviluppo da parte di Atari. Eccolo qua, questo qui, che per chi non ha una beta Q ufficiale, devo purtroppo accontentarmi dell'offline, cioè se ho la crack, vabbè, mi dice il crack, quindi chiamano anche la crack. Vabbè, poi sono finalmente arriva il preordine per l'Europa, disponibile su sito Atari, GameStop e basta, mi sembra, solo loro. Il blockbuster ancora sembra che non sia disponibile nemmeno su Open Games e meno sulla Feltrinelli. Andiamo a vedere il sito del GameStop dell'Atari. Vedete, se voi lo preordinate al sito dell'Atari vi verrà data una Ford Shelby GT500, invece se lo prenotate su GameStop vi verrà data la possibilità di accesso al TDU2 Casino Online. Test Driver Unlimited 2 sarà disponibile per PS3, Xbox 360 e PC, non più per la ormai vecchia PS2, nemmeno per la PSP, PlayStation Portable.
E nemmeno per la vecchia Xbox, tanto lo dico solo per la nuova. Sembra, ma quello che ho capito. La nuova 360, insomma. Poco cambia dal preordine su Atari. L'unica fiducia che potete avere è che quello è proprio l'ho acquistato per il sito ufficiale della Dai. Adesso riavvio un attimo il download. Nel frattempo vi faccio vedere i download, che devo aspettare un po' se non mi segna che le DP sono bloccate. Problema, penso io. Ecco ancora di te, bellissimo. Il J-Downloader che si è aggiornato con le simbolo di Natale. Facciamo partire qui, che sta scaricando Nero 10 Multimedia Suite HD Aerox, lo 2010. Che riesco a scaricarli tutti e sistemarli per bene. Un po' roba, solo per farvi vedere a scopo informativo. Faccio vedere tutto. Quindi adesso questo lo faccio ripartire, speriamo che riparta subito il launcher, perché a volte parti da 10 anche 5 MB al secondo e cioè quindi cosa bestiale, poi arriva fino alle velocità che avete visto prima, cioè decisamente lì. Vediamo se ora riparte, ci vuole un po', non subito riparte. Poi ce ne accorgiamo, vedete, se vi è capito il state UDP blocked. Diciamo che siamo, ok, 7 minuti e 13, niente di drammatico. Metti che canteggia. Oh, aver sbagliato qualche caccia. Un disastro su caccia. Comode per i siti, ma disastro se perché le vanno a scaricare. Eccolo qua, è partito con Open Full Call. Partito completamente. Vediamo qua se riusciamo. Muoviti! 69% già parte molto avvantaggiato, poi 129 mega perché mostra mantiene la parità per molto molto veloce, sono riuscito a scaricare buona parte, come potete vedere parte. Tranquillo, mancano poche parti, mancano 3 parti circa, per quanto parte da scaricare. Con le mega non si stabilizza molto la banda. Ok ragazzi, quindi vabbè, ricordo, ah no, non è qui, scusate, di qua. Quindi ricordo, visitate sempre il canale di YouTube, visitate, oddio qui non c'è, visitate il sito, il canale. Si apre. Torniamo indietro. Quindi il sito, Twitter e il forum, mi raccomando ragazzi, voglio vedere registrati numerosi. Alla prossima ragazzi, un saluto, auguri di buon anno, buon Natale, perché non so se riuscirò a fare un blog domani e a caricarlo, quindi ciao ragazzi, alla prossima e tanti auguri.